bentornati ragazzi su Nerdkissus. Oggi continuiamo con Minecraft. Quindi gioca nel mondo selezionato. Ok ragazzi, dall'ultima volta non ho fatto molte cose. Ho semplicemente torcificato un pochino la zona e buttato giù altri alberi. Ho fatto un po' di legna. Infatti no, molto adesso. Quindi andiamo subito a trasformare. Più o meno quello che ho fatto è stato quello, sì. Ho tirato giù la foresta amazzonica. Allora, ci sono dei buchi nella mia strategia, nel senso che suona malissimo, però intendo dire che, allora, intanto ho continuato un po' a costruire la torre, come avete visto già in precedente occasione, però così, però facendo in questo modo ho dei buchi, quindi li tapperò in questo modo. Magari, intendo dire, magari, cioè, potrei farci qualcosa in mezzo più avanti, però adesso no. Vedo, cioè, cosa farci. Sta già ridiventando, no, diventa notte con una facilità incredibile. Possiamo anche continuare a lavorare di notte, però, perché ormai tanto io ho la mia barriera difensiva, come potete osservare. Tanto c'è il cane del 25 che se non la smette di stacco la laringe. Io adesso che ci guardo meglio, effettivamente ho calcolato male una leggerissima proporzione. Porca miseria, cioè che non è simmetrico questo coso qua. Vaffanbagno, devo rifarmi una parte del video. Praticamente ho della... devo rifarmi una torcetta, perché dopodiché nei prossimi episodi probabilmente andremo anche in miniera seriamente, quindi bisogna rifare la muraglia difensiva, spostatevi uno. Dove siete? No, io col cavolo che mi fido vado a dormire. No, andiamo, non è possibile. Allora, facciamo così. Guarda che se mi piove in testa. Poi dove sono? Ma siete lì! Oh! C'è uno scheletro! Qua c'erano solo gli addetti ai lavori, va bene? Qua solo addetti ai lavori, va bene? Quindi non rompete le scatole. Solo gli addetti ai lavori. Quindi se mi spacchi la porta, ti spacco io. È diventato giorno. Sì, crepate tutti. No. Tu come non prendi fuoco? Prendi fuoco. Prendi... Ah, come? Non lo rifarò mai più. Mai più.
mai più. Oh, stavo dicendo prima che loro, che io facessi entrare uno di loro per fargli fare una festicciola. Allora, che sono un coglione perché dovevo rivedere sopra la costruzione. Vabbè, ok, possiamo tranquillamente farci una cosa così. Ok, perfetto. Quindi continuare la costruzione. Avendo avuto culo di aver trovato la pecora, anche se dovessi cadere da qua, aio, mi meno sfiga però, Ok ragazzi, scusate per il taglio perché dovevo andare un attimo via, sono tornato e possiamo proseguire con la costruzione della casa. Ok, abbiamo praticamente fatto. Adesso costruiremo la nostra piattaforma. Quello che stavo dicendo, adesso mettiamo il nostro ultimo scalino qua, intanto diventa una notte, se lo vediamo. Dove vai? Dove vai? Dico mio, non sei fatto per volare. Qua non tappate, mi raccomando, non tappate, perché vi spiegherò dopo cosa serve. Allora, per evitare che questo coso diventi un gigantesco nuovo spawner, a proposito, se volete ve lo faccio, uno spawner, mettiamo una torcia intanto, così evitiamo. Dopodiché, allora, noi adesso abbiamo completamente ignorato la fine del mezzo, adesso andremo a fare una cosa. Allora, innanzitutto, col crafting table ci facciamo delle botte. Se non ricordo male adesso, un attimo, se non riesco a mettere una volta. Ok, perfetto, due botole. Eccolo qua. Ci siamo da fatti una botola in legno. E iniziamo piano piano ad andare su. Mi raccomando, torcificate qua dentro, perché sennò anche questo diventa uno spawn gigante. E anche intorno alla casa. Ok, la botola ci serve per questa cosa qua. Perfetto. Che dopo spiegherò anche cosa serve. Adesso non si capisce bene cosa serve una discesa che mi uccide semplicemente. Ma lo spiegherò più avanti. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, io mi fermo qua. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi. E noi nella prossima parte costruiamo la casa. Bene ragazzi. Oh caspita, dovevo incontrarmi con la Prez. Oddio, mi uccide. Allo spaccio al primo piano, giusto? Non so ancora cosa nello spaccio. Si è molto in ritardo, sarà furiosa. Meglio sbrigarsi. Sei in ritardo. C'erano un po' di acqua.